Amici di Teleuniverso, benvenuti anche a questo numero di Spazio Libero, l'appuntamento con le prossime elezioni, sia quelle politiche che quelle regionali. Alla prima settimana di marzo, la prima domenica di marzo, voteremo per rinnovare il Parlamento, Camera e Senato, ma anche per rinnovare il Consiglio regionale del Lazio. Ne parliamo con Simone Costanzo, buonasera, che è eh, il segretario provinciale del Partito Democratico, sospeso dalla carica eh, perché è candidato in questa tornata elettorale ed è candidato al Consiglio regionale del Lazio. Eh, un passo indietro, eh, qui è la prima volta, eh, segretario, che si vota... Con un nuovo metodo, una nuova legge, il Rosatellum. Questo significa che ogni lista ha presentato una serie di candidati, una serie di brevi listini bloccati, quattro persone per ognuno, eh, sia eh, delle candidature singole sia delle candidature di eh, coalizione. Nel centro sinistra, in queste candidature, sono rimasti fuori eh, personaggi che hanno combattuto nella società che si sono eh, resi protagonisti di tante battaglie eh, per i diritti civili, da Manconi allo Giudice, da Realacci a Nicolini. Il PD che si presenta agli elettori non è più impoverito? Ma allora intanto voglio fare una premessa che non mi appassiona più di tanto questa legge elettorale. Penso che la legge elettorale regionale con le preferenze sia il voto migliore, è chiaro che va. Vanno controllate rigidamente le spese elettorali. Ma la preferenza dà la possibilità ai cittadini di esprimere il voto quanto più libero possibile e di scegliere la persona. Quindi di per sé non mi appassionano le liste bloccate, le scelte dei partiti, perché poi provocano dei sussulti e delle inevitabili scelte che sono dolorose e anche conflittuali. È successo in parte nel PD, molto di più nel centrodestra a mio vedere e quindi questa non è la legge ottimale. Detto questo io credo che hanno fatto un grande sforzo per cercare di, di trovare una quadratura fra le tante esigenze territoriali, di genere, anche delle sensibilità presenti e penso che hanno cercato di fare il massimo possibile sapendo che comunque c'è una, una contrazione di, di possibilità di ingresso nel Parlamento e c'è anche una frammentazione che è molto più ampia rispetto al passato. Per quanto riguarda i politici del nostro territorio, le cose però non è che vadano molto meglio, perché noi abbiamo Scalia, De Angelis, Spilabotte, Pilozzi eh, che eh, sono comunque in delle eh, posizioni che possono portare. All'elezione solo se maturano una serie di eh, condizioni. Eh, addirittura Pilozzi, che aveva il collegio uninominale a Frosinone, ha dovuto cedere il passo alla, eh, alla consigliera comunale di Veroli, Cercuozzi. Eh, tutti dovranno sudarsi questa elezione. Lo scenario politico è molto difficile dal punto di vista elettorale per il PD. Ma questo è tutto da, da verificare, sicuramente i sondaggi ci dicono che non siamo, non siamo il PD delle europee, questo è evidente, però insomma, ci sono ancora tanti giorni di campagna elettorale, c'è la possibilità dei candidati anche in questo sistema di, comunque di dire la loro e, e comunque la partita è ancora, è ancora da vedere, però insomma, accanto a questo in un sistema regionale posso dire che e ci sono tante candidature prestigiose in posizioni importanti. Penso al capogruppo al Senato, Zanda, che è capolista al Senato a Roma. Penso a Bruna Storre, che è capolista nella provincia di Roma al Senato e a Riede e Viterbo. Insomma, penso al segretario regionale Fabio Melilli, che guiderà la nostra lista nel, nel Reatino e nel Viterbese. Insomma, quindi si è cercato di, di fare del meglio. In un ambito regionale, credo che. Ci sono tante personalità in campo, tante personalità che hanno fatto un buon lavoro e quindi credo che possiamo anche recuperare dei punti percentuali. E anche una campagna elettorale diversa, non c'è solo una legge elettorale diversa, è una campagna elettorale eh, diversa. Prima c'erano i comizi, eh, siamo in una stagione dell'anno che non invoglia molto, non induce molto ai comizi. Le spese eh, sono compresse, quindi si vedono eh, molti meno manifesti, molte meno iniziative, molte meno cene elettorali. Ma di fatto, Simone Costanzo come incontra i suoi elettori e soprattutto cosa gli dice e come fa a dirglielo. Ma guarda, io punto molto sul rapporto personale, sui contatti diretti. Ho ovviamente tanti amici che mi stanno dando una mano in questo viaggio bellissimo che è la campagna elettorale, però il mio numero è sempre lo stesso. Quando do il mio numero, che è un numero a sei cifre, mi dicono ma sono, sono, sono sei cifre così perché è, è datato, quindi ho sempre avuto quel numero, lo tengo, lo custodisco gelosamente, penso che lo hanno tutti, rispondo a tutti, a chi non posso rispondere richiamo e mi trovate nei bar, nei marciapiedi, nei miei comitati elettorali a incontrare e a parlare con i cittadini di quello che voglio fare, dell'impegno che ci voglio mettere per cercare di dare delle risposte ai problemi della nostra provincia con grande umiltà, con grande semplicità e con un rapporto molto forte con i cittadini, che è un rapporto difficile perché comunque c'è molta rabbia, c'è molta insofferenza, ma insomma io ho la presunzione di credere di essere uno di loro. Questo territorio di cosa ha bisogno, secondo Simone Costanzo? Ha bisogno di tante cose, credo che ha bisogno di infrastrutture. Ha bisogno di un importante investimento sulla rete manutentiva delle nostre strade, che comunque non sono in condizioni ottimali. Ha bisogno di investimenti importanti sulla logistica, sul divario tecnologico, sull'agricoltura, sul turismo, sulla cultura. Insomma, ha bisogno di, di tanta attenzione e di tanta forza politica. Eh, L'abolizione la, dell'istino che dicevamo per l'elezione del Consiglio regionale, dà la possibilità al Partito Democratico di esprimere due se non tre consigli regionali e credo che è un'opportunità straordinaria che dobbiamo cogliere per dare una rappresentanza forte al nostro territorio, in grado di assicurare investimenti e attenzione su tutto ciò che può far sì che il nostro territorio diventi appetibile per anche futuri scenari lavorativi, che i servizi... E migliorino e che si amplificano con un'ulteriore gamma di servizi che la regione può offrire e di cogliere le opportunità che ci sono in tanti settori. Possiamo parlare dell'agricoltura così come possiamo parlare del turismo e di tant'altro perché la nostra è una provincia che ha delle enormi potenzialità. L'apertura della campagna elettorale di Simone Costanzo e Barbara Di Rollo domenica. C'è addirittura il ministro Franceschini, c'è il presidente Nicola Zingaretti al Fornaci Village e c'è anche una visita guidata insieme al presidente della provincia e sindaco di Ferentino Antonio Pompeo. Non ha esagerato. No, alle 9.30 di domenica visiteremo i resti di un antico teatro romano a Ferentino, che è un luogo fai e che è uno dei, dei, dei tanti tesori che ha la nostra provincia. e Quindi è giusto che il ministro, il ministro della Turismo e della Cultura si renda conto di quanto è bella la nostra provincia. Poi alle 10.30 apriremo ufficialmente la nostra campagna elettorale. Accanto a, a Dario Franceschini e a Nicola Zingaretti ci sarà anche il senatore Astore, che è il capolista, come vi dicevo, alle, al Senato. Insomma, vogliamo dare anche un segnale di una filiera che è una filiera importante nel Lazio e in Italia e con Dario Franceschini ho un rapporto ottimi da, da tanti anni, abbiamo condiviso un percorso politico credo che abbia anche fatto bene da, da Ministro e credo molto proprio nella cultura e nel turismo come un grande volano di sviluppo per la nostra provincia che ha veramente tante caratteristiche per Fare veramente bene in questo settore, farci conoscere e cercare di portare turismo ed economia nella nostra, azienda, nella nostra zona. Diciamo. Vi ricordo che si vota la prima domenica di eh, marzo. Per eh, votare dovete. Barrare il simbolo dove c'è il presidente della regione che voi volete eleggere. Non si possono votare più presidenti della regione, un solo voto per dare la preferenza a Simone Costanzo. Simone Costanzo è candidato nella lista del Partito Democratico che sostiene Nicola Zingaretti, quindi è necessario scrivere la preferenza Simone Costanzo oppure soltanto il cognome Costanzo. Da questa legge elettorale c'è la. Possibilità di dare due preferenze, devono essere però nella stessa lista, altrimenti il voto è eh, nullo. Eh, Simone Costanzo è in ticket eh, con un'altra candidata, Barbara Di Rollo, quindi per votare Simone Costanzo. Eh, vi ripeto, dovete scrivere Simone Costanzo sull'apposito spazio a fianco al simbolo del Partito Democratico. Se volete potete aggiungere anche il nome di Barbara Di Rollo. Grazie per essere stato con noi, ci vediamo al prossimo numero di Spazio Libero. Grazie.